voi vi portate per delle ore funghi, batteri, virus, parassiti a 1 millimetro dal naso. Cioè, se tu porti la mascherina per 10 minuti, un quarto d'ora, non ti succede niente. Ma la cassiera che ci sta dalle 8 del mattino alle 8 di sera con la mascherina, i commessi che ti mettono su e giù le casse di roba che stanno con la mascherina, i poliziotti, i carabinieri, le guardie di finanza che viaggiano con la mascherina, che stanno tutto il giorno con la mascherina, quelli rischiano il cancro. Rischiano il cancro, cioè non rischiano il raffreddore o i calli, rischiano il cancro. Anche i grandi giornali cominciano ad avere dei dubbi sull'uso delle mascherine. Eccolo qua da Il Giornale. I rischi alla salute che possono derivare dal loro utilizzo continuo sono diversi, come spiegato dal dottor Russell Blaylock. Per esempio, mal di testa, aumento dell'insufficienza respiratoria, ipercapnia, ovvero aumento dell'anidride carbonica nel sangue, perché viene spiegata nuovamente ipossia. Insomma, malattie che possono portare ad altre patologie più gravi, come crollo delle difese immunitarie e situazioni favorevoli al tumore. Ovviamente, questo a Singapore, come potete vedere, c'è un robot che controlla nei parchi se le persone rispettano il distanziamento sociale. Insomma, la fantascienza distopica è già tra noi.